Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova videosintesi di scienze. Prima di iniziarla, ricordo a tutti di iscrivervi al canale, dato che la maggior parte delle visualizzazioni arrivano da non iscritti, e di attivare la campanella delle notifiche. I minerali che formano la crosta terrestre non si presentano isolati, ma mescolati insieme a formare le rocce. Non è quindi possibile dare la formula chimica di una roccia, ma al massimo esprimere la sua composizione in percentuale nei diversi minerali che la formano. La scienza che studia le rocce è la petrografia, che non si limita a descriverle, ma cerca di ricostruirne la storia e l'origine. A seconda dell'origine, esistono tre tipi fondamentali di rocce, che vediamo riassunte in questa tabella. Le rocce vulcaniche o magmatiche si formano per solidificazione di magma vulcanico. Le rocce sedimentarie si formano da frammenti di rocce preesistenti cementati tra di loro. Le rocce metamorfiche si formano per trasformazione allo stato solido di rocce preesistenti al cambiamento della temperatura e della pressione. Un tempo si riteneva che le rocce vulcaniche fossero quelle da cui avevano origine gli altri tipi. Oggi sappiamo che ciascuna categoria di rocce può convertirsi in una delle altre e che esiste un vero e proprio ciclo delle rocce. Una roccia vulcanica può frammentarsi e i suoi frammenti unirsi tra loro a formarne una sedimentaria. Oppure, spinta in profondità, ad alte temperature e pressioni, può dare origine a rocce metamorfiche. Le rocce sedimentarie e metamorfiche possono fondere e solidificare in rocce vulcaniche e così via. Le prime di cui parliamo sono le rocce vulcaniche, dette anche magmatiche o ignee, da ignis che significa fuoco, la cui formazione è semplice da capire. Derivano dalla solidificazione di magma vulcanico, inizialmente molto caldo e fuso. A seconda delle modalità di formazione si distinguono in rocce vulcaniche intrusive e rocce vulcaniche effusive. Le rocce intrusive si formano quando il magma solidifica all'interno dell'edificio vulcanico a temperature ancora alte. La solidificazione del magma in questo caso è lenta e i minerali hanno il tempo di organizzare i loro atomi in reticoli cristallini. Quindi in queste rocce saranno ben visibili i cristalli di diverse forme e colori dei vari minerali. Quando il magma solidifica, dopo essere stato emesso all'esterno, si formano le rocce effusive. In questo caso la solidificazione è rapida e gli atomi dei minerali non riescono ad organizzarsi in cristalli di grandi dimensioni. Rimarranno allo stato amorfo, detto anche vetroso, o al più con cristalli piccoli o addirittura microscopici. Vediamo qualche esempio di rocce vulcaniche dei due tipi. Come vediamo, le rocce intrusive hanno un aspetto screziato e si vedono cristalli grandi e piccoli di minerali di vari colori. A seconda del contenuto in silice o quarzo, si distinguono e si dividono in rocce acide come il granito che vediamo in alto, con oltre il 60% di silice, neutre come la diorite in basso a sinistra, oppure basiche come il gabbro in basso a destra, dove la silice o quarzo è in percentuale di poco superiore al 50%. In verde vediamo i cristalli di un silicato che si chiama olivina, abbondante soprattutto nelle rocce basiche. Vediamo adesso l'aspetto completamente diverso delle effusive. Le rocce effusive non presentano cristalli di grandi dimensioni, ma sono formate in buona parte da minerali amorfi. Un esempio eclatante in alto a sinistra è l'ossidiana, che somiglia a del vetro nero ed è una roccia acida come la pomice, alla sua destra, leggerissima e piena di bolle d'aria, dovute alla difficoltà con cui si liberano i gas in magmi viscosi. In basso vediamo il basalto, che invece è una roccia effusiva basica con scarso contenuto di silice, il quale forma buona parte del rivestimento dei fondali degli oceani. E queste erano le rocce vulcaniche. Le rocce sedimentarie si formano in condizioni completamente diverse dalle vulcaniche e a temperatura ambiente. Sottoposte all'azione degli agenti atmosferici, come differenze di temperatura, pioggia, vento e intemperie, le rocce in superficie si alterano e possono frammentarsi.
Questi frammenti di varie dimensioni possono essere trasportati dal vento, dai ghiacciai o dai corsi d'acqua lontano dalle loro rocce d'origine e si possono accumulare in depressioni, dette bacini sedimentari, dove sotto il peso degli altri materiali depositati cementano tra di loro, secondo il processo detto di diagenesi, e formano il tipo più noto di rocce sedimentarie, le rocce clastiche o detritiche. Queste rocce detritiche si differenziano a seconda delle dimensioni dei frammenti. Se questi sono grandi, abbiamo i conglomerati in alto a sinistra, a frammenti arrotondati se c'è stato un trasporto da parte di corsi d'acqua. Se non c'è stato, rimarranno spigolosi. In alto a destra vediamo le cosiddette brecce. In basso a sinistra vediamo le arenarie, che sono formate da frammenti più piccoli, grandi come granelli di sabbia, sono molto diffuse e danno origine a grandi formazioni stratificate, a volte anche di colori diversi, anche se non è questo il caso. Se i frammenti sono addirittura microscopici, la roccia assume la consistenza pastosa dell'argilla, in quanto è un materiale che assorbe e trattiene molta acqua. Esistono rocce detritiche formate però da materiali di origine vulcanica e queste sono dette rocce piroclastiche o piroclastiti. Un esempio che vediamo è il tufo, molto diffuso in zone ad attività vulcanica, presente o passata, usato come materiale da costruzione. Se nei vari detriti cementati sono presenti resti di organismi viventi, scheletri o gusci esterni mineralizzati e che non muoiono con l'organismo, come le conchiglie dei molluschi che vediamo qui, le rocce vengono dette organogene. Queste rocce possono essere molto importanti per la ricostruzione della storia della vita passata, in quanto alcune hanno età di molti milioni di anni e contengono resti di specie ormai estinte. Nella roccia in quest'immagine vediamo conchiglie di ammoniti, antichissimi molluschi ormai estinti che vissero al tempo dei dinosauri. Queste rocce, oltre che resti animali, possono inglobare anche resti vegetali, come in questo caso, dove vediamo impronte di rami e foglie appartenenti ad antiche felci. Inoltre, anche se non sono delle vere rocce, rientrano in questa categoria anche i combustibili fossili, derivati dalla decomposizione di organismi viventi, come il carbone, formato da resti di antichissime piante ridotti a carbonio quasi puro, e il petrolio liquido generato dalla decomposizione di microrganismi marini. Si tratta di fonti energetiche considerate non rinnovabili, in quanto per formarsi impiegano molti milioni di anni. L'ultimo gruppo di rocce sedimentarie è dato dalle rocce chimiche. Queste si formano per alterazione chimica di rocce preesistenti ad opera degli agenti atmosferici o per evaporazione da soluzioni sature in raccolte d'acqua temporanee in zone a clima caldo e arido, come i depositi stesso ingenti di salgemma che vediamo in alto, si chiama salgemma evaporitico perché è prodotto per evaporazione. Qui una varietà blu e qui dei grandi depositi in un lago salato e dalla scarsa profondità. Qui vediamo in basso a sinistra il travertino, una forma chimica di roccia calcarea che si forma per evaporazione d'acque termali. I piccoli fori che lo rendono così apprezzato derivano dalla decomposizione di residui organici, soprattutto vegetali, rimasti intrappolati al suo interno al momento della precipitazione del calcare inizialmente sciolto in acqua. A destra vediamo che il travertino è stato utilizzato come materiale di copertura del Colosseo a Roma ed è un materiale da costruzione molto apprezzato proprio per questo suo aspetto perforato particolare. Altre rocce calcaree, oltre che da resti di organismi viventi, possono formarsi per precipitazione da soluzioni sature, nella forma dell'alabastro che vediamo qui a sinistra. Se il processo avviene in cavità sotterranee, ovvero nelle grotte, il calcare che si deposita goccia a goccia dà luogo a quelle formazioni a forma di guglie appuntite o colonnari che ne rendono così spettacolari le pareti, dette stalattiti e stalagmiti. L'ultimo grande gruppo di rocce che incontriamo è formato dalle rocce metamorfiche. Queste si formano quando a causa dei movimenti delle placche dei volumi di rocce sprofondano o vengono trascinati in superficie, trovandosi in condizioni mutate di temperatura e di pressione. Nei loro minerali, gli atomi quindi cambiano disposizione e reticolo per adattarsi alle nuove condizioni. Di
dando origine, senza che la roccia passi allo stato fuso, a nuovi e diversi minerali. Rocce metamorfiche si possono formare quando del magma liquido ad alta temperatura si insinua, si dice si intrude, all'interno di rocce profonde. A una certa distanza dal magma, quella che vediamo in arancione, le temperature non bastano a far fondere le rocce, ma i loro minerali ricristallizzano a formare cristalli più grandi e dilatati, e questo si chiama il processo metamorfico di contatto. Quando invece grandi masse rocciose vengono trascinate a medie e grandi profondità dai movimenti delle placche, prevale l'effetto dell'aumento di pressione, soprattutto alle profondità medie, e gli atomi dei minerali si riorganizzano a formare minerali appiattiti e laminari. E vediamo masse di rocce metamorfiche, spesso di dimensioni ingenti, con minerali disposti in strati sottili, anche di diversi colori, e parliamo di metamorfismo regionale. Vediamo degli esempi di rocce metamorfiche. In alto, sia a sinistra che a destra, vediamo il marmo, a cristalli grandi e dilatati come granelli di zucchero, dovuto al metamorfismo di contatto di rocce calcaree, le quali inizialmente possono avere origine chimica od organogena. Quindi abbiamo anche una roccia a base di calcare metamorfica. Con tutte queste venature e colori, anche il marmo è molto utilizzato come materiale da costruzione. E in basso a sinistra vediamo l'ardesia, dove per effetto della pressione l'intera roccia si presenta divisa in strati sottili e paralleli. Questa caratteristica è detta scistosità, che la rendono perfetta per la costruzione di lavagne o rivestimenti appiattiti come le tegole. In basso a destra vediamo lo gneiss, che non è sfaldabile, si forma per metamorfismo soprattutto del granito e dà luogo a grandi estensioni di roccia, in cui si nota bene la disposizione stratificata dei vari minerali. Non è sempre facile, ovviamente, partendo da una roccia metamorfica, risalire a quella da cui ha avuto origine. In differenti condizioni di temperatura e pressione, come vediamo nello schema, sia l'ardesia che lo gneiss possono originarsi da rocce completamente diverse tra loro, come il granito e l'argilla. Per la videolezione completa, link in descrizione o sulla schermata finale. Ciao a tutti e alla prossima videolezione!